solo chiedere un attimino al direttore di Muro di Cani, volevo vedere se potevamo chiamarlo un attimo al telefono e vedere se potevamo ancora prolungare per un mese e mezzo questa nostra puntata, perché io ho anche degli argomenti importanti ancora da trattare. Quindi volevo chiedere, ecco, se riuscivamo a contattare il direttore di Muro di Cani. E volevo, di Muro di Cani, volevo sentire se riuscivamo a parlare con lui e vedere se lo troviamo in linea. Sentiamo se suona il telefono. Metti in linea per cortesia con il dottor Serafini, per favore. Ah, allora metti in linea con Pierpaolo Scoreggia, grazie. Sto aspettando la risposta, adesso come vedete è il quarto squillo, non deve rispondere BBM ovviamente. Il telefono suona ma lui non risponde. Niente, io... lascia pure... Io ci ho provato. Non ce l'ho fatta. E... non mi sento nulla per quello che ho fatto, mi sento comunque una persona importante, perché comunque sono riuscito veramente a crearmi un piccolo spazio. Io ho fatto di tutto per non fare terminare questo programma, ma dopo 1234 puntate tutto prima o poi finisce nella vita, come finisce anche questa mia piccola esperienza. Tranquillo che finirà anche la tua permanenza in Italia, tutto stronzo. Finirà anche tu di lavorare, finirà anche tu di mangiare i soldi, hai capito? Stacca l'audio sto stronzo. Ecco, io non voglio far altro veramente che appellarmi al giudice di pace e chiedere al giudice di pace se può... Dica. Ma si può fare, forse si può fare così. Lei è avvocato? No, però un amico, petizione. Ecco, io vorrei chiedere alla giustizia di pace qui di Brescia se riusciamo a... Petizione, dato che mantenere aperto. Non so, io non so quante firme dobbiamo raccogliere, però voi cittadini, io mi appello a voi, io vi ho dato spazio nel mio programma, voi fate sì che questo mio programma continui a dare spazio alle vostre richieste. E io mi auguro che voi siate clementi nei miei confronti. Beh, sappiate che se non doveste esserlo, caput. E io non so cos'altro dire, ecco, veramente a questo punto io credo che sia giunta la fine di tutta questa pantomima e non faccio altro che ringraziare per l'ennesima volta il professor Carmelo Nascimbeni. No, Mirabeis Edding, grazie a te, e ringrazio lei, onorevole, per quel niente che ha fatto da quando è nato. Io ringrazio tutti voi e vi do appuntamento, speriamo, anzi, piccola parentesi, probabilmente non ci sarà più nessun tipo di puntata, però mi sento in dovere, a mie spese, di tagliarmi uno spazio in una piccola rete, anche privata, perché devo darvi ovviamente la risposta alle vostre, come si chiamano, le vostre firme, perché se voi...